siamo, bel pesce ci è venuto a trovare, una bella comune, in salute, siamo in mezzo alla giungla urbana e la rilasciamo. L'Innesco Tiger ha fatto il suo dovere, adesso rilasciamo subito questo pesce e speriamo che qualcosa di più grande ci venga a trovare. Ciao ragazzi, benvenuti nel nuovo capitolo YouTube. Siamo in un ambiente abbastanza particolare, un contesto che definirei semi-urbano. È una cava artificiale di 6 km di perimetro, diciamo alle porte di Milano, siamo all'idroscalo di Milano appunto. È un contesto che ho affrontato per anni nel corso delle stagioni scorse, con ottimi risultati direi. Sono tornato quest'anno perché una delle giornate dei primi caldi, volevo vivere la giornata, l'acqua si è alzata tantissimo, è un livello che è un massimo storico. Sinceramente le ultime tre stagioni non lo ricordo a livello così alto, quindi ci sono delle condizioni molto favorevoli. Siamo a primavera iniziata, le carpe si avvicinano a quella che è la stagione della frega, quindi tendono ad avvicinarsi ai margini, alle acque meno profonde, e le temperature rialzo sono sicuramente un'indicazione che Amatrice ci consente di affrontare positivamente le sponde. Diciamo in questo caso ho scelto di affrontare un po' diversamente le pescate rispetto agli anni precedenti. Anzitutto uno dei problemi fondamentali di questo bacino è, al di là della grande presenza, densità del pesce, è la grande presenza di pesce di disturbo, come ad esempio pesci gatti o pesce bianco, grandissima presenza di tartarughe e gamberi. Quindi l'innesco è stato strategicamente studiato per essere immune a tutte queste problematiche, quindi entrambe le canne sono state innescate a Tiger, una singola Tiger e una spugnetta gialla, una doppia Tiger con al centro una spugnetta gialla. Questo rende entrambi gli inneschi criticamente bilanciati. Sto pescando su una zona dura ma che ha leggero sedimento sul fondo, quindi piccole alghe che si estendono dal fondo veramente ad al massimo 10-15 cm verso la superficie, quindi è una sorta di tappetino, e con un innesco criticamente bilanciato mi permette di essere subito visibile. La Tiger mi permette di essere al sicuro rispetto ai disturbatori e quindi di essere fruibile subito dalle carpe. La pasturazione, al contrario, viene fatta a boilies di vario diametro e di vario gusto. Questa è un'indicazione che mi è stata sempre utile nelle stagioni scorse, che ho riproposto, però in misura nettamente minore. Siamo quasi all'inizio stagione, quindi al cambio delle temperature. Non voglio intasare lo spot con tantissima pasturazione, ma voglio dare un'indicazione al pesce. Quindi l'importante è avere un approccio discreto all'inizio. Se abbiamo risultato, come nel mio caso, che poi vedrete, c'è stato risultato subito, diciamo nella prima ora, ora e mezza di pesca attiva, andremo a incrementare la pasturazione in maniera graduale ad ogni calata, ma senza saturare la pasturazione, con una pasturazione abbondante lo spot nella prima calata. Adeguarsi alle situazioni di pesca è sempre vincente, specialmente in una cava relativamente pressata come questa, è un bacino artificiale che comunque presenta pesci anche di notevole dimensioni, ma soprattutto di una genetica molto molto bella, cosa che ho potuto constatare nelle scorse stagioni. Allora ragazzi, piccola parentesi per come trattare al meglio le vostre esche. Io ho un secchio qui con dentro le mie boilies, vari diametri, vari gusti come al solito. Pausa pranzo, abbiamo del tonno all'olio d'oliva, lo apriamo, l'olio all'interno, lo scoliamo dentro le nostre esche, le nostre boilies. Questo perché è un fortissimo attrattore l'olio di oliva, in questo caso lasciato un po' macerare nel tonno, diciamo. Questo perché colonna oleosa di attrazione in acqua, quindi le nostre esche verranno rivestite da quello che è l'olio del tonno, lasceranno un'attrazione sulla colonna per intercettare tutti i pesci di passaggio. Ricordiamoci che la componente alcolica lavora su quest'asse, quindi orizzontale, quindi sul fondo rispetto all'asse orizzontale appunto,
Un'esca invece trattata con componente oleosa arriva sul fondo e inizia a disperdere i suoi aromi sulla colonna verticale. Molto interessante, è un tip che molti già utilizzano, io lo faccio frequentemente quando decido di fare pausa pranzo col tonno. Unbranded ovviamente, scegliete la marca che più preferite. Bellissimo esemplare di carpa comune, molto forte, dalla forma allungata, veramente fantastico esemplare. L'approccio discreto con le Tiger ha pagato e questi sono i risultati. Una pasturazione graduale che è andata a incrementarsi durante la sessione con l'incrementarsi dell'attività del pesce. È un pesce in salute che ci dice che le cose sono state fatte correttamente. Questo posto è cambiato, anche se di poco, dagli ultimi anni che lo affrontavo. Ci sono carpe di una genetica veramente rara, tra comuni, specchio, cuoio, linea refulli. Questo è un grande esemplare che mi dà fiducia per il proseguo di questo posto. Veramente molto molto bello. Veramente una carpa fortissima, mi ha dato parecchio filo da torcere, specialmente nel sottoriva, caratteristica delle carpe a specchio, come modo di tirare, solito approccio vincente della Tiger, ha avuto successo. Guardatelo, veramente un bel pesce, possente e dalle linee precise. Allora ragazzi, facciamo un piccolo update sul terminale. Siamo ritornati, è una giornata leggermente piuggiosa della precedente, però il terminale che utilizzo non è cambiato. Anzitutto è importante montare in questa situazione uno shock leader. Io monto circa 15-20 metri di shock leader di uno 0,60, molto resistente all'abrasione nei confronti delle grosse pietre che troviamo sul fondo, che potrebbero essere letali in caso di partenza del pesce e sfregamento ed abrasione in caso di rottura. Oltre il terminale montiamo chiaramente sul terminale una clip a perdere con un piombo contenuto da 80-100 grammi, in questo caso è una pera a forma appiattita che ci consente un bel grip sul fondo. Il terminale non cambia, per me è sempre un trave rigido di circa 25 cm con un anti-tangle per garantire che in caso di affondamento del terminale questo vada a stendersi il più possibile dritto senza avere grovigli. Considerate che in questa situazione ragioniamo su una pesca a lancio e non una pesca calando con l'imbarcazione, quindi è fondamentale, ancora più importante diciamo il termine di antigroviglio. Come dicevo, trave rigido, un piombino che mi garantisce una fase di allamata in aspirazione del pesce ancora più importante, un amo del 2 proporzionato a due Tiger in cui in mezzo posiziono una spugnetta di colore giallo per avere un assetto criticamente bilanciato. Allora ragazzi, poco prima di lanciare teniamo presente delle accortezze. La prima è quella che dovremmo fare un lancio
intorno ai 25-30 metri, quindi qualcosa di molto contenuto, quasi a ridosso degli ostacoli. Perché dico quasi? Perché è bene non andare proprio a ridosso degli ostacoli. In caso di partenza avremo lo sfregamento contro dei massi molto grandi, con la rottura anche di un buon shock dello 0,60. Cerchiamo di prevenire, ma tenerci almeno 10 metri prima dell'ostacolo. Quindi fare un lancio in questo senso, vedere dove è andato il nostro innesco, adagiarlo bene sul fondo, pasturare subito dopo, ma facciamo attenzione a non andare troppo a ridosso degli ostacoli. Abbiamo delle pietre molto grosse, un fondo compatto, quindi adattiamo il nostro approccio strategico sempre alle situazioni che ci troviamo di fronte. Non è necessario in questo caso lanciare 80, 90, 110 metri per arrivare sullo spot e pasturiamo semplicemente a cucchiaione. Ci siamo, fasi concitate di recupero. Queste fasi è veramente importante indietreggiare e tenere la canna alta. Allora ragazzi, facciamo un approfondimento sull'azione di pesca. Anzitutto ho scelto di pescare con sole due canne, sicuramente per gestire meglio gli spot. Una cosa importante quando poi andiamo a calare, mettere la canna sul picchetto, serrare molto bene la frizione. La carpa non deve avere gioco di andare dietro le tane o raggiungere gli ostacoli. È molto importante appunto serrare la frizione, essere sul pesce prontamente e dopo la ferrata arretrare, andare dietro, quindi camminare indietro e non cercare di pompare il pesce recuperando, perché subito dopo la ferrata, se recupero, do la possibilità nei primissimi metri al pesce di intanarsi. Quindi con la canna in tensione, massima tensione, forzo il pesce arretrando. In questo caso lo cerco di governare nei primi metri e poi gestisco il combattimento. Importante, come vedrete poi scorrere nelle immagini, tenere sempre la canna alta durante tutta l'azione per non intercettare la vegetazione che sta in sospensione oppure quella che si trova sul fondo del lago, per non rischiare di perdere il pesce. Conseguentemente ragazzi, se andiamo a incagliare il pesce, il 99% delle volte noi spacchiamo, quindi non andiamo a favore dell'incolumità del pesce, lasceremo una montatura in bocca al pesce. Quindi molto importante queste due accortezze. No one is your by my side.
bel pesce anche questo, tirato come tutte le specchi di più nel sottoriva. È sano, una bella bocca, quasi un acquoio, molto liscia, del pesce. Che pesce, ragazzi, bellissimo, spessori da panico. Questi sono combattimenti che a lancio dalla riva si sentano. Soddisfattissimo. Grandissimo pesce, una fortissima comune, è un pesce che ho letteralmente, posso dire, sradicato da una legnaia. Sto pescando in acqua aperta, ma sulla mia sinistra c'è un'importante legnaia. Questo pesce mi sono immerso con i waders praticamente fino al petto e l'ho tirato fuori, non una ma ben due volte, perché è andato a incastrarsi ripetutamente. Però è un pesce fantastico, è un pesce senza un segno, classici puntini tipici del periodo di frega sulla dorsale e sulla livrea, pesce di mole. Una comune di questo tipo non la catturavo in questo specchio da un po', è sempre una graditissima visita, sono molto molto felice di questa cattura, ammiratela per intero. E con questo chiudo definitivamente questa pescata, questo video. Ho voluto portare un contenuto diverso, come pesca a lancio in un grande bacino pubblico. Direi che con queste catture abbiamo centrato l'obiettivo. È stato un piacere girare, è stato un piacere prendere questi pesci soprattutto e portarli davanti alla videocamera. Bellissimo.